Allora, sono tante parole, ma praticamente io volevo fare. Cioè, noi siamo partiti nel 94, con la legge Galli, che era il 36 del 94, che ha cominciato a introdurre alcuni concetti per la razionalizzazione del servizio pubblico. Il primo di questo, e quello forse più importante da cui poi si è partito, è il gestore unico. Quindi cercare di raggruppare le gestioni molto frazionate in economia che esistevano e ne esistono ancora parecchie, per cercare di creare delle sinergie in modo tale da ottimizzare anche il costo della gestione. Tenete presente che c'è una grossa resistenza, per esempio, sul fatto del gestore unico, specialmente nelle zone montane, perché la gente era abituata a non pagarla nemmeno l'acqua, perché tanto gli arrivava in casa, non c'erano problemi, però teniamo presente, noi dobbiamo anche essere oggettivi su questa cosa, teniamo presente che oltre al consumo dell'acqua poi c'è la gestione della depurazione, della fognatura, dell'ambiente, che hanno dei costi ai quali comunque in modo corretto si dovrebbe contribuire. Da lì poi diciamo che fino a quel momento sostanzialmente in alcune regioni sono state istituite delle autorità d'ambito, sono stati individuati gli ambiti che tra l'altro avrebbero dovuto essere di natura idrogeologica, di fatto sono ambiti provinciali perché l'identificazione è il territorio provinciale. Fino adesso ho visto solo in Veneto che hanno applicato invece il concetto idrogeologico. Infatti ci sono degli ambiti che sono comparte di anche 3-4 province e anche interregionali, cioè ce n'è uno in particolare che è Veneto e Friuli. Quindi per dire che qui ognuno fa quello che vuole. Nel 2006 con la legge ambiente, lo citeremo spesso, il decreto legislativo 152 del 2006, ha introdotto, praticamente ha abrogato la legge Galli e ha introdotto e ha regolamentato in modo più preciso i principi di gestione. La legge ambiente comprende, questo è importante, comprende sia i rifiuti sia l'acqua, sono titoli diversi, regolamentati in modo diverso, ma questi fanno scattare un principio che per i rifiuti e per l'idrico valgono gli stessi principi per l'affidamento, affidamento in house, gestione e controllo analogo, mancanza di commercializzazione dell'attività. Quindi in questo momento c'è un discorso molto aperto sui rifiuti, bisognerebbe in qualche modo cioè, cercare di avvicinarsi a capire per omogeneizzare il tutto. Poi è stato fatto il primo metodo tariffario, il metodo normalizzato, nel quale si prevedeva anche la famosa remunerazione del capitale investito, di cui poi ne parleremo, nella misura del 7%. È stato istituito il COVIRI, che è il Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, che di fatto è la stessa attività che oggi svolge ARERA, nel senso che poi è stato abrogato il COVIRI, è stata attribuita la funzione del COVIRI al ARERA e quindi a EGSI che oggi è ARERA e quindi l'attività è sostanzialmente la stessa. ARERA praticamente definisce il nuovo meccanismo tariffario. Abbiamo quattro delibere che sono fondamentali. La prima, che è del 2012, che è il metodo tariffario transitorio, che prevede praticamente la copertura del 2012-2013, è quella delibera sulla quale è stato fatto tutto il ricorso relativamente alla remunerazione sul capitale investito con Consiglio di Stato, dove purtroppo ci hanno dato torto e poi magari ne parliamo brevemente quando vediamo l'aspetto della tariffa. La 2013 riguarda il 2014-2015, è il metodo tariffario idrico, poi arriviamo all'attuale, quella in corso, che è il metodo tariffario idrico 2, che di fatto riprende in tutti e tre i metodi ci sono delle modifiche,
qualcuno in positivo, qualcuno in negativo, ma che portano a, alla situazione attuale. Poi c'è una strana delibera che è del 28 settembre 2017, che TIC si sta per test integrato con rispettivo servizio idrico. È una delibera che io credo dovremmo in qualche modo affrontare, perché di fatto istituzionalizza quello di cui accennavo prima, ossia la discriminazione. Anzi, è una delibera che in qualche modo, che avrà in parte effetto dal 1 gennaio 2018 e in parte dal 1 luglio 2018, e che di fatto porterà a un aumento delle tariffe in alcune situazioni e quindi dei corrispettivi che saranno pagati. Il principio che genera tutto questo meccanismo, il principio base, è il full cost recovery, che è un concetto importante, perché full cost recovery vuol dire totale copertura dei costi. E su questa cosa vedremo che di fatto non è così, perché il gestore, ma anche i piani d'ambito, nei piani economici e finanziari, vanno già oltre, perché rilevano utili che sono significativi e quindi il principio del full cost recovery è completamente ignorato a danno dell'utente. Adesso qui arriviamo alle formulette strane, ma che servono per capire alcuni concetti, e entriamo nella tariffa. Allora, la tariffa, cioè le formulette, vabbè, sono delle sigle, sono delle formule, non entriamo nel merito delle formule, salvo farle vedere, se no facciamo una lezione di matematica che non serve assolutamente a niente, esprimiamo dei concetti, cioè praticamente, che però sono importanti. Noi vediamo, VRC è il valore riconosciuto al gestore, è il vincolo riconosciuto al gestore dei ricavi. Come si determina? Si determina sommando 5 componenti. Questa è la struttura della tariffa. La prima, che è quella a cui dedicheremo la maggior parte questa mattina, è il CAPEX. Il CAPEX sta per gli investimenti, e quindi che è il costo, perché in tariffa va il costo degli investimenti, non gli investimenti, ma poi lo vedremo. E che ha, poi ha il FONI. Il FONI è un altro aspetto importante sul quale dobbiamo ben capirci, perché anche qui ci giocano. Tenete presente che in alcuni casi, non ultima Acea, ne parlavo con Paolo Cassetti qualche giorno fa, ma non solo, prendiamo Acea perché è un caso, ma non solo, il FONI, che è un fondo destinato agli investimenti con investimenti, spesso diventa utile, e molto spesso dove si fanno dividendi viene anche distribuito come dividendo. Acea, perché il caso di Acea è significativo? Perché Acea normalmente distribuisce il 99% dell'utile come dividendo, c'è tutto. Quindi se nell'utile ho dentro i FONI, chiaramente distribuisco anche il FONI. FONI che sono soldi cittadini, tutte queste formule sono soldi che escono dalle tasche degli utenti, cittadini, aziende, cioè tutto chi beneficia del servizio. Guardando per esempio Acadi, che dicevo, vedo che anche loro non lo rilevano, poi vorrei approfondirlo sulla distinzione, però perlomeno non fa dividendo, quindi resta comunque nel patrimonio della società, cioè è il dividendo che può fare la differenza. OPEX sono i costi operativi, poi li vediamo. ERC è la copertura dei costi ambientali, cioè sono previsti costi ambientali per i vari servizi, poi li vediamo, che ovviamente vengono calcolati nella tariffa, quindi la tariffa è fatta da tutti questi pezzi. Poi c'è la voce che mi piace meno, ERC sta per conguaglio relativa al vincolo dei ricavi del gestore. Vale a dire, ogni 2 anni, qui si parlerà, lo vedete spesso, A-2, sta a significare che il periodo è quell'anno -2, quindi il riferimento del secondo anno antecedente, vengono rilevati su alcune componenti di costo, vediamo,
cioè le differenze che sono intervenute rispetto a gestione normale e la origine conguaglio. Questo non è il conguaglio per le partite pregresse, perché il conguaglio per le partite pregresse sono quelle relative alla tariffa, al metodo normalizzato del vecchio sistema rispetto. Questi invece sono proprio conguagli relativi ai periodi di gestione e che possono anche, cioè, essere tanti. Tra l'altro ho visto una sentenza bellissima del Tribunale della Spezia sulla, che chiaramente rafforza molto di più rispetto al giudice di pace e quindi apre anche questa degli spiragli interessanti. Tenendo presente che nell'ultima finanziaria, e lì bisognerebbe vederlo, è stato introdotto il principio per cui i conguagli devono essere effettuati entro il quinto anno, perché in caso contrario si prescrivono e non possono più essere richiesti. Io invece tutta una teoria se valgono anche per quelli precedenti, perché i 5 anni dovrebbero scattare dalla legge e non da quando era sorto il diritto. Tenete presente qui, per dire come funziona questa roba qui, è tutta strana. Ho visto per esempio a Rieti, dove il gestore ha quantificato il conguaglio, questo, l'ufficio d'ambito della conferenza dei comuni gliel'ha bocciato, ma loro hanno fatto la bolletta ugualmente, l'hanno debitata ugualmente. Per dire che qui le leggi e i metodi tariffari sono tutti in osce. Il CAPEX è fatto sostanzialmente, come ho detto, serve più fumo perché le sigle rappresentano qualcosa. Allora, il CAPEX è il costo dell'investimento, non è l'investimento. Quindi la prima voce è l'ammortamento, cioè tutti i beni che vengono acquistati vengono imputati, questo normalmente anche nei bilanci normali delle società normali, siccome sono beni a lunga obsolescenza e durata, vengono imputati a costo per, in base alla presunta durata utile del bene. La presunta durata utile del bene vuol dire che, non so, per esempio l'acquedotto si ipotizza in 40 anni. Questa presunta durata però è presunta, per modo di dire, perché il metodo tariffario la stabilisce, cioè la stabilisce per ogni categoria di beni. Qui entrano peraltro solo, dovrebbero entrare, usiamo il condizionale perché qui non riuscendo a entrare nel dettaglio poi diventa difficile. Allora, dovrebbero entrare solo i costi dei beni che costituiscono dotazione del servizio idrico, cioè quei costi che di fatto sono beni demaniali, anche se in uso e in bilancio del gestore, ma che sono dei comuni. Cioè, per esempio, se il presidente del consiglio di amministrazione si acquista l'autovettura, cioè quella non dovrebbe entrare qui perché non costituisce dotazione del servizio idrico. Poi che ci finisca o meno, cioè nel bilancio ci finisce, qui non lo sappiamo perché non riusciamo a vederlo. Ecco, tenete presente una cosa, che tutto questo meccanismo determina lo schema regolatorio e poi il conto economico e finanziario. Questo è l'equivalente in una società privata del piano industriale. Cioè non è confrontabile con il bilancio, perché il bilancio è un fatto consuntivo. Questo è una previsione fatta su elementi di certezza, dovrebbero essere di certezza, però sono due cose diverse. Quindi noi, per confrontare un bilancio, ecco perché io cercavo i bilanci precedenti, perché io per confrontare per esempio il bilancio di una società dovrei avere il piano economico e finanziario di quell'anno a cui si riferisce la società, cioè non quello, cioè lo devo fare postumo, devo farlo successivo, se no non è confrontabile. Qui non avendo non sono riuscito a farlo. A questo, all'ammortamento, si aggiunge gli oneri finanziari,
che sono gli oneri finanziari del gestore, che poi vediamo nel dettaglio, più gli oneri fiscali. Cioè, qui c'è una cosa che a me non piace, che fa parte delle regole un po' dell'economia e ragionieristiche, ma che in questo caso secondo me non dovrebbero essere applicate, perché il principio è la non trasferibilità delle imposte. Se io devo pagare un'imposta, la devo pagare io, non posso trasferirla a un altro, perché è un'imposta diretta. Con questo meccanismo di calcolo, di fatto trasferisco l'imposta, perché io arrivo a 100, per effetto dell'imposta stabilisco che il mio utile deve essere di 120, perché 20 sono imposte che pago. Quindi addebito al cittadino anche le imposte. Cosa che non c'era nel documento. Sì, che purtroppo lo si fa anche sul piano industriale. Qui hanno assunto i criteri molto commerciali, cioè dalle società di diritto privato. La società di diritto privato lo fa, quindi siamo in un altro ambiente. Tenendo presente che l'imposta, io ho fatto 20 su 100, ma in effetti è molto di più il rapporto, perché mediamente abbiamo un terzo e due terzi, quindi è tutto insomma. Infatti io quando faccio le valutazioni delle tariffe, degli effetti economici sulle aziende, sui privati, io parto sempre dal ragionamento prima dell'imposta, perché di fatto il cittadino paga tutto. Se non avessi l'utile non avrei neanche l'imposto, quindi è tutta una conseguenza. La quit, il delta quit praticamente è l'eccedenza, cioè ci sono dei beni, che poi vediamo, che sono di proprietari comuni, concessi in uso, dove il gestore deve pagare i mutui correnti attraverso un meccanismo. Se la valorizzazione di questi beni di terzi è superiore ai canoni, ai mutui pagati, cioè quella parte in più si aggiunge agli oneri fiscali, agli oneri finanziari e agli ammortamenti per determinare il costo della tariffa. Quindi il CAPES pesa in quel modo lì sul, come costo degli investimenti. Lasciamo stare come funziona il... Ecco, mi soffermo un attimo sugli oneri finanziari. Allora, gli oneri finanziari sono fatti da un meccanismo. Sostanzialmente la formula è KM per alfa. KM è il tasso di interesse, più alfa. Alfa è il rischio. Allora, con questa formula, di fatto, negli oneri finanziari cosa succede? Prima si chiamava, nel metodo normalizzato, remunerazione del capitale investito. A seguito del referendum che l'ha abrogato, è diventato oneri finanziari del gestore del servizio idrico. Così si chiama in tariffa. Di fatto la formula per determinarla è la stessa, perché il meccanismo è pari pari, è questo, dove ci sono dei principi, dei valori, eccetera. Cosa succede? Perché noi abbiamo perso al Consiglio di Stato nonostante il referendum? Perché l'interpretazione che viene data con quella voce, oneri finanziari, è che non è più una remunerazione, ma è un costo. Vale a dire, se io investo, questo è il principio, se io investo 1 milione di euro, investendo 1 milione di euro rinuncio a una remunerazione che potrei avere mettendolo in banca, acquistando azioni, acquistando titoli, quindi ho un minor utile investendo e quindi ho un costo, anche se il costo di fatto non... E infatti la tesi del Consiglio di Stato non è stata è legittimo o meno l'applicazione degli oneri finanziari del gestore, ma è stata solo, è congrua la determinazione degli oneri finanziari del gestore. Poi la congruità chiaramente è un principio che è ben diverso da quello della sussistenza. E, noi abbiamo resistito, ma già il quesito, perché io ho fatto parte della CPU, quindi della consulenza tecnica come parte del comitato e di Federconsumatori, quindi a noi è stato posto un quesito, meglio, a
quelli nominati dal Tribunale Amministrativo, è stato posto il quesito che riguardava la congruità e non la sussistenza. Siamo esistiti, io sono stato anche un po' pesante, ma non è servito a niente, perché c'è però nella sentenza un'affermazione che lascia molto perplesso, perché la sentenza dice tra le varie motivazioni che nel momento in cui non viene riconosciuto il costo al capitale investito, non c'è incentivazione agli aumenti capitale, agli apporti dei soci, ma viene incentivato il ricorso al debito, quindi alle banche. E questo, cioè il referendum è sbagliato in questo senso, però il referendum non tocca loro giudicarlo se è sbagliato o meno, al massimo tocca i cittadini. Tra l'altro è anche vero che oggi, ma lo vediamo, con il costo del denaro che è molto basso, con l'Euribor al negativo, cioè il ricorso al debito è molto più utilizzato e molto più facile che nel passato. Cioè, noi infatti abbiamo società con grossi indebitamenti, alcuni non avete avuto qualcuno che poi vi ha anche tirato le orecchie, mi sembra, anche se di fatto non è molto indebitata. Anzi, la Paola che l'aveva analizzato aveva detto che è stata soft, perché non era quella che si finanziava con il contributo alla montagna. Sì. E quindi oggi il ricorso al debito è molto facile. Comunque, con questo meccanismo, per esempio, ipotizzando il fatto crudo l'uno com'è, questo per dirvi anche, prendendo i parametri che danno loro in base anche se qualcuno può essere modificato dal singolo ufficio d'ambito, il costo del denaro è circa il 5%, 5%. Oggi sul mercato io ho fatto un'operazione di leasing per un cliente qualche mese fa allo 0,80, quindi già il calcolo del 5%, cioè è un calcolo che è assurdo. Cioè, scusami, il 5% come viene calcolato? Sì. Calcolando lì, perché loro qui danno dei parametri. Io non sì, sì, no, no, ok. No, no, ma è quello molto che così. Viene fuori... Perché loro danno un parametro, tasso reale 0,5, più il rischio per il servizio di utility più 1,5, più il 2,8, poi tolto lo scudo fiscale, eccetera, applicato tutto nella formula, calcolando i rischi da... 5,30. Quindi se prima era il 7 fisso, adesso è il 5. 5 che varia. E in realtà nella realtà è 0,80. Ecco, che varia, tenete presente che ha il rischio di variare, varierà sicuramente in senso peggiorativo. Perché noi oggi abbiamo un tasso che qui chiama tasso libero di rischio, cioè quello normale corrente dello 0,5. Dal 1 luglio in avanti non è escluso un aumento dei tassi di mercato, quindi anche di Euribor, eccetera, anche abbastanza consistente, e ovviamente quell'aumento si rifletterà sulla tariffa, perché invece di 0,5 metteremo 2, e tutto di 2 o 3 o quello che sarà, e tutto di conseguenza cambia. Gli oneri fiscali li abbiamo, saltiamo, abbiamo detto prima, questo è il meccanismo. Tra l'altro, tenete presente che anche qui siamo veramente all'assurdo, cioè l'onere fiscale viene calcolato in misura pari al 34,2%. Sono anni che questo 34% è diventato 7 punti in meno, perché l'aliquota IRES era al 27,5%, è andata al 22,5%. L'aliquota dell'IRAP era 4,2, è andata 3,9, però loro continuano a utilizzare i vecchi tassi. E tenete presente che quando è stato fatto questo metodo tariffario, quindi parliamo del dicembre 2015, le aliquote erano già ridotte. Giusto Paolo? Sì. No, l'IRES è stato scambio, 24%. Beh, era già meno del 27. Sì, era già meno.
No, loro continuano a mantenere, sì, non era il 22,5, ma era già meno. Però loro, pur sapendo, non l'hanno mantenuto. Vabbè, questo è quel discorso del 26. Non è che viene ricalcolato. Quindi sarebbe ridotto. No, perché 26. Qui viene calcolato il metro tarifario, viene fatto. No, quel 34 è un valore costante. Non... Sì, perché? Perché il metro tarifario è fatto per un quadriennio, 2016-2019. Quindi per quei 4 anni si applica quello. No, nel 2019 viene. Tutti gli anni, sì, ma avrebbero dovuto rivederlo prima, se sono uguali. Cioè, il problema è che tutti gli anni dovrebbe essere rifatto per ricalcolare il moltiplicatore, lo vedremo dopo, però cambiano i valori dell'ambito della gestione, ma i parametri non cambiano, i parametri sono solo lì. Arriviamo al FONI. Il FONI, e questo è importante, è composto da tre parti. Perché una è quella che è FNI, che è il Fondo Nuovi Investimenti, che è calcolato sulla base delle pianificazioni, che inutile vediamo perché poi ogni ambito ha la sua situazione, delle pianificazioni degli investimenti, in rapporto a quello che deve essere finanziato con risorse del gestore piuttosto che della banca. Cioè la parte eccedente di investimento viene coperta dal Fondo Nazionale del Fondo Nuovi Investimenti, che non è il FONI, è una parte, cioè è quello che viene calcolato espressamente nella tariffa e che produce risorse specifiche che devono essere destinate a quella parte. In più ci sono due altre voci che contribuiscono a fare il FONI e che ovviamente finiscono anche loro in tariffa. Nel senso che, per esempio, se io ho un bene, siccome il FONI di fatto, finanziando gli investimenti con soldi non del gestore ma con soldi degli utenti, è come se fosse un contributo a fondo perduto da parte del privato, dell'utente. Siccome questo fondo è dentro nei beni con gli ammortamenti che abbiamo visto prima, la parte di ammortamento che è lì dentro va spostata per essere utilizzata per i nuovi investimenti. Non so se non sono stato chiaro, interrompetemi quando non sono chiaro, perché lo so che è un bordello. Allora, se noi abbiamo, proviamo a spiegare, se noi abbiamo 1 milione di beni, supponiamo che l'ammortamento sia il 10%, fanno 100.000 euro. Noi abbiamo visto prima che il CAPEX è fatto dal 100.000 più gli oneri finanziari e fiscali. Se in quei 100.000 però ho dentro una quota che è stata finanziata dal FONI, supponiamo 100.000, del milione 100.000 è stata finanziata dal FONI, io avrò il 10% che lo devo togliere dal CAPES, ma lo devo aggiungere qui perché deve essere destinato e vincolato ai nuovi investimenti. Nuovi. Questo è per i beni terzi, il delta quid, che è la stessa cosa, perché sono contribuito. Succede qualcosa, esaminando i bilanci, mi sono accorto di due cose. L'altra, quella pubblica di Cuneo, costituisce il fondo e continua a costituirlo, cioè accantona e non utilizza. C'è la tecnologia. Allora, poi lo vediamo, perché comunque, se ho capito cosa vuol dire, però se si tiene un attimo appunto lo vediamo dopo, perché questo è una questione diversa dalla tariffa, perché la tariffa ha un vincolo di destinazione in fondo, però la struttura di bilancio può essere fatta in determinati modi anche diversi, lo devo rispettare, però è una cosa diversa, se no usciamo dal seminario. Se lei tiene nota poi si ricordi, perché magari mi dimentico. Invece è il caso opposto, gestori che non ce la fanno nell'anno a costituire il FONI trasformano riserve. No, i gestori non possono non farcela perché il FONI è in tariffa. Quindi ci sono, possono esserci gestori che non utilizzano il FONI, esatto, che è una cosa diversa. Come è fatto?
e quindi finiscono in quelli che dice voi, io se li distribuiscono come dividendi. Però non è possibile, cioè potrebbe essere che l'ufficio d'ambito non determini il foglio, ma non credo esista nessun ufficio d'ambito che l'abbia mai fatto. No, lo stabilisce... Il gestore non stabilisce niente. No, lo stabilisce l'obbligato. Sì, l'ufficio d'ambito. Deve fare investimenti e deve ricostruire soldi. Allora, adesso vediamo. C'è un... Allora, è fatto obbligo il gestore destinare esclusivamente alla realizzazione di nuovi investimenti o al finanziamento di agevolazioni tariffarie il FON. Poi sul FON c'è un controllo che deve fare l'ufficio d'ambito, perché poi il gestore, cioè noi teniamo presente che il gestore, anche se è affidatario in alto al servizio, quindi è un ente comunale, è un soggetto terzo, è un soggetto di natura privatistica, perché essendo una SPA le regole che deve rispettare nella formazione del bilancio non sono queste, ma sono quelle che prevede il codice civile. Faccio un esempio: se la tariffa prevede, anche sul foglio quello vediamo, se la tariffa prevede che l'ammortamento di un bene deve essere fatto in 40 anni, perché la tariffa c'è il metodo, la finalità di contenere la tariffa, ma il codice civile prevede che quel bene, l'ammortamento, deve farlo in 20 anni, il gestore deve farlo in 20 anni, non può farlo in 40. Quindi i dati di bilancio della tariffa non sono, sono comparabili per chi ha una sufficiente competenza tecnica per andare a fare le rettifiche e gli spostamenti, ma insieme non sono comparabili. La destinazione del FONI avviene, può avvenire in diversi modi. Io quella che preferisco è quella di considerarlo un debito, e qualcuno lo fa, vale a dire io creo un fondo tra i debiti dove lo estinguo nel momento in cui lo utilizzo, però io so che è un debito, non mi costituisce utile e non posso dividerlo. Ecco, tenete presente che anche in questo caso però esiste sempre la dicotomia tra la gestione della tariffa, perché facendolo in questo modo io lo metto tra i costi, quindi lo porto nei debiti, ma ai fini fiscali ci pago l'imposto comunque. Per cui non so che vi annoio, chiedetemi. Io ho una domanda, posso fartela adesso? Devo solo formularla in maniera comprensibile. Allora, provo a fare un esempio, che è quello, l'esempio sul quale ci siamo un po' scornate l'ultima volta che abbiamo parlato di queste cose. Per esempio, facciamo un esempio. Il piano d'ambito del lato prevede un'opera nuova, un acquedotto. Questo acquedotto costa, messo nel piano d'ambito, 100 milioni per dire, in 15 anni, a 10 anni, così facciamo. Questo milione quindi nel piano d'ambito avrà quanto? 100 mila euro. 100 mila euro all'anno. Nel conto economico ci sarà 100 mila euro all'anno. Ecco, 100 mila euro all'anno. Il piano d'ambito dice che questo nuovo investimento e che viene coperto per il 70% dalla tariffa, ipotesi. Costruendo poi la tariffa, dove va? Non è il gestore. Allora, costruendo la tariffa, abbiamo detto che il CAPEX sono i costi dell'investimento. I costi che finiscono in tariffa. I costi che finiscono in tariffa dell'investimento, quindi non è l'investimento, non sono quei 100.000, ma lasciamo chiudere l'anno dopo. Se un anno dopo chiudiamo. Il FONI, la stessa autorità d'ambito, dice che l'FNI per il momento, per non far alzare troppo la tariffa, è a zero. Quindi i miei 100.000 euro non sono neanche nel fondo dei nuovi investimenti.
dove cavolo sono? Cioè, come faccio, se non vado dalle banche, ad avere quei 100.000 euro per iniziare a fare l'acquedotto? Questa è la domanda. Allora, dicevi fondi a zero perché? All'inizio l'ambito ha deciso che il fondo dei nuovi investimenti era zero, non veniva valorizzato nel primo anno. Solo nel primo anno. Comunque era zero, perché se no si alzava troppo questa tariffa rispetto al precedente, dovevano stare dentro dei limiti, no? E quindi ha deciso che il fondo dei nuovi investimenti era zero. E allora la domanda è, da dove li prendono questi 100 milioni? Quando loro stabiliscono i fondi o gli ammortamenti, lo stabiliscono gli investimenti che sono finanziati dal gestore, con le modalità che riterrà opportuno il gestore. Cioè, se io stabilisco di fare un'opera e lì dentro quell'opera stabilisco che la finanzia il gestore, non con il FONI. Quindi poi il gestore stabilirà di fare un aumento di capitale, ricorrerà a un leasing, a un finanziamento, a un partenariato, quello che vuole. Quindi diventano fatti del gestore. Fatti del gestore. Poi il FONI invece, quindi il FONI nella sua complessità, non solo come fondo, viene utilizzato per interventi che sono individuati già nel piano d'ambito, nel piano di investimenti. Perché ci possono anche essere degli investimenti che per la loro natura, che per le dimensioni, o perché rappresentano interventi di manutenzione, non possono essere finanziati con gli strumenti finanziari. Ma un piano d'ambito distingue questo tipo di investimenti? Sì, 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 sì. Quindi distingue quelli che devono essere finanziati dal FONI da quelli che devono essere finanziati dall'ammortamento. L'ammortamento, siccome... Finanziati dall'ammortamento? Sì, infatti lo sto spiegando, perché il concetto... Cioè noi diciamo, un bene lo finanzia un mutuo, ma poi siccome il mutuo va pagato, adesso uso il termine mutuo ma possono essere pagati fuori. Allora, che cos'è che finanzia realmente quello che paga la rata del mutuo? Che è l'ammortamento. L'ammortamento è il recupero finanziario, finisce nei costi, ma di fatto siccome questo costo determina, genera cassa, perché non lo sto sostenendo, ma l'ho già sostenuto, l'ammortamento è il recupero finanziario di un investimento fatto. Quindi, questo è il finanziamento del bilancio per il piano industriale. Come? Questo arriva ai ragionamenti in realtà dall'esaminamento del bilancio. Scusi, non ho... Paolo Ricorda, no, sì, sono... Questo arriva dal disallineamento del bilancio e del piano industriale. No, ma anche del bilancio. Anche nei bilanci l'ammortamento è il recupero finanziario dell'investimento. Ma nel piano industriale in realtà c'è già una previsione rispetto a una cosa che non è chiaro, assegnata di più. Chiaro. Quel problema lì nasce dal disallineamento, certo. Perché noi dobbiamo sempre tenere presente, infatti io non stavo ragionando nella logica del bilancio, ma solo nella logica del piano industriale e del piano economico, perché sono due tempi diversi. Sai qual è quello che ci non è che ci accapigliamo? E secondo me la bellezza di cercare di capire. Non è nemmeno ancora perché le formule sono complicate. Quello che vuol dire Manu è che sul piano industriale del piano d'ambito, no, è previsto un investimento appunto di 100 milioni. Questi 100 milioni vengono realizzati in 10 anni. Ok. Quindi ogni anno il gestore fa una parte dell'investimento che si chiama lavori in corso o acconti su mobilizzazione, quindi il bene non è ancora finito, ma è semplicemente un esborso finanziario, sarà mio nel momento in cui entra in funzione e farà la depurazione, farà quello che deve fare. La parte prevista degli investimenti annuali di quell'investimento complessivo, la domanda che ti faccio io, dove cavolo va in tariffa? Cioè viene ammortizzato anche se non è stato realizzato? Allora,
fai riferimento a quella questione specifica che abbiamo visto qualche mese fa, per capirci. Allora, lì io ho dato una risposta a Maria Angela non considerando il fatto che poi ho visto dopo che non avevo il piano d'ambito. Il piano d'ambito prevede la realizzazione, ma prevede l'inizio dell'utilizzo al completamento dell'opera. Esatto. Quindi nel piano d'ambito l'ammontamento è fatto, avviene con l'utilizzo, con l'inizio dell'utilizzo. E quindi nelle tariffe precedenti. E quindi torniamo alla domanda, se l'ammortamento, come Smart ci ha detto, parte addirittura 2 anni dopo che è stato completata sì, l'opera. E correttamente, perché la norma prevede che l'ammortamento parte. La domanda è, sti 100.000 euro da dove li prendono? Perché Smart ci ha risposto quando gli abbiamo fatto la domanda. Proprio. Ha detto li chiediamo alle banche, ci ha risposto Smart. No. Allora, si finanzia con capitale proprio, poi il capitale proprio può essere debito con la banca. No, ma una parte del capitale proprio è anche il flusso di denaro. No, scusami. Per quella parte lì no, per quella parte lì entrerà solo l'onere finanziario. Ah, ecco, ma l'onere finanziario non ti copre i 100.000 euro. No, ma infatti siccome io comincerò a rimborsare l'investimento al completamento dell'opera, perché se anche faccio un finanziamento con una banca, comincerò a rimborsare, avrò un finanziamento nella fase del costruendo e poi comincerò a rimborsare quando ho ultimato l'opera. Quindi la fase di rimborso del finanziamento coinciderà con l'istituzione dell'ammortamento. Sì, però nel frattempo pagherò solo gli interessi. E qui, ecco, qui per esempio c'è una cosa che non funziona, perché negli interessi sicuramente ricalcolo, perché dovrò portarli al capitale netto investito, quindi ricalcolo perché mi si incrementa. Sì. Però probabilmente non li patrimonializzano, perché fino alla data dell'anno. Però se io vado a vedere nella parte sempre del piano d'ambito, quello che è stato approvato, che porta la concessione fino al 33 e che prevede investimenti da mica normali, il 1,5 miliardi di investimenti, il finanziamento, cioè proprio il prospettino, adesso non ho portato dietro, ti dice che l'investimento di 1,5 miliardi è finanziato per il 75% da tariffa, per una stupidaggine da contributi a fondo perduto, e soltanto il 20% da finanziamento di tariffa. Ma allora... è quello che io non, sì, non capisco. Allora, perché devi considerare l'effetto temporale. Quando si dice che è finanziato, non è la fase di finanziamento fino alla costruzione, ma è la fase, dalla fase di rimborso in avanti. Quindi quando io rimborserò il finanziamento che ho fatto con la banca, lo farò con la tariffa per il 70%. Aspetta. Torna indietro qui, perché secondo me il nodo è qua. Sì, perché usiamo dobbiamo imparare a usare termini che siano omogenei. Cioè, finanziare l'investimento con la tariffa vuol dire reperire dalla tariffa le fonti, le risorse finanziarie per rimborsare i finanziamenti avuti dalle banche. Okay. Eccolo qua, ecco il qua. Nodo. Cioè io oggi prendo i 100 milioni. E mi sono finanziato con la banca. Su quello pago gli interessi per 10 anni. E te li carico. E te li carico e sei in tariffa. Poi tra 12 anni, perché sono 10 più 2, se mi ricordo bene, tra 12 anni io comincio a restituire il capitale alle banche. In quel momento mi finanzio con la tariffa. E da quel punto... in tariffa e entra quindi è quello che si chiama ammortamento. Sì, è l'ammortamento, perché l'ammortamento è un costo, ma è il recupero quindi finanziario. L'ammortamento diventa, cioè va a coprire il rimborso. Cioè alla mi entrano risorse finanziarie che destinerò
al rimborso di quel mutuo lì. Che poi non sarà così finalizzato, perché nell'azienda, nella gestione, quello che entra si paga. L'interesse, però, io continuo a pagarlo anche per gli anni successivi, certo, dal dodicesimo in poi. Certo, perché io poi pagherò. Mi torna. Allora, facciamo le battaglie, scusa, Perché, perché i soldi rimangano in azienda se poi succede questo. Avete pazienza. Ma tante volte ci si sposta, perché magari lo stesso termine si sovrappone. Ma quando io dico, anche nel privato, quando io dico mi finanzio con la vendita del prodotto, no, è chiaro che è un periodo in cui mi devo finanziare con un modo diverso che sono le banche. E poi ottengo le risorse per... Cioè, come quando compro la casa e mi finanzio con lo stipendio. Cioè, mi danno i soldi e poi lo rimborso con lo stipendio. Arriviamo al nodo. Allora... La battaglia perché lotta almeno a Torino lato 3, l'80% degli utili, quindi della tariffa, no? Rimanga in azienda. Se io comunque devo chiedere i soldi alle banche, pagare gli interessi alle banche, questo è un altro discorso. Allora diciamo delle falsità quando diciamo che vogliamo che rimangano in azienda per non dover dipendere dal mercato, diciamo così, no? Dal mercato del credito. Ma perché il mercato del credito lo pago? Scusami, smalte pochissimo il dedicato a quelle banche. Quindi si finanzia con, secondo me, col cash flow, cioè con l'incasso delle bollette. I mutui che ha la... No. Cioè, una stupidaggine. No, allora, se... E di nuovi non mi ha fatto... Quando poi mi ha mandato il piano lei che ho visto, praticamente, così lo dicono, però non c'è il dettaglio degli ammortamenti come calcolato, cioè loro l'ammortamento lo fanno decorrere dalla data di entrata in esercizio del bene. Quindi oggi l'utente non paga niente per quella roba lì. Quindi oggi per la realizzazione ci si finanzia o col capitale proprio o col capitale debito. No, scusa. Ritorniamo all'esempio di, io sono molto, è l'esempio che facevano loro, un'opera 100 milioni che dovrò ripagare in 10 anni, io però smart in cassa di milioni ne ho, perché la tariffa la incasso ogni 2 mesi, 3 mesi. E sono decine e decine di milioni che incasso. Perché devo andare in banca a chiedere soldi? Queste sono scelte di gestione che possono essere sbagliate, che sono diverse azienda per azienda, che dipende dal consiglio d'amministrazione, dalla testa che hanno, perché i sindaci non intervengono, ma ci sono parecchie situazioni dove faccio un mutuo al 5%, e magari incassa lo stesso importo del mutuo e prendono 0,50. Ce ne sono tantissimi di queste situazioni. Cioè, è carico il 5%? No, che non è carico. Secondo me in quel momento sono proprio errori di gestione. Cioè, io, siccome devo finanziarlo con Lugo, vado a fare un indebitamento a lungo termine dove pago un tasso che sicuramente è più elevato dalle risorse che ho in cassa. Perché se oggi porto il denaro in banca, anche se è tanto, prendo l'uno, prendo tantissimo. Appunto, e vado a prendere un mutuo al 5%? Sì, ma queste sono scelte in banca o depositato. Queste sono scelte gestionali sbagliate. Però lo avevamo contestato perché aveva incassato un mutuo di 5 milioni. Aveva incassato un mutuo di 5 milioni quando era credito di 10. Gliel'avevamo contestato e praticamente avevamo detto che mancava un direttore finanziario in azienda, perché sono cose... Però tenete presente che bisogna anche... Bisogna, non,
non si può, bisogna vedere bilancio per bilancio, perché l'equilibrio di un bilancio non è sufficiente determinarlo così, perché un bilancio è fatto da tante componenti e quindi è l'equilibrio all'interno delle componenti che mi può dare una giustificazione. Quando per anni così non riesco a rispondere, se non ho davanti il numero del bilancio, perché posso dire che c'è una scelta sbagliata da parte del gestore, dell'amministratore, ma potrebbe anche non essere vero, perché bisogna vedere anche gli altri equilibri. Cioè, tenete presente che un bilancio, poi magari lo vediamo, sì, forse riusciamo a vederne uno come schema. Un bilancio è fatto da una, prendiamo uno stato patrimoniale, lasciamo stare il conto economico che è quello che produce i risultati, ma è fatto, lo stato patrimoniale è fatto da attivo e da passivo. L'attivo deve essere finanziato tutto, quindi io devo stabilire come è finanziato l'attivo, e l'attivo generalmente lo finanzio o con il capitale proprio o con debiti finanziari a medio o a breve termine, a medio lungo o a breve termine, o con il corrente, vale a dire fornitori, dipendenti, e in parte, oggi per alcuni meno, il TFR. Quindi io devo vedere l'equilibrio che ho all'interno di queste componenti come funziona, anche rapportandolo all'attivo, perché se per esempio io ho un attivo che è all'80% è tutto immobilizzazione, al 20% è corrente, e se ho un corrente, se ho nel passivo un 80% di corrente e un 20% di immobilizzato, è sbagliata. Sì, ci deve essere un equilibrio. Cioè, per cui faccio fatica, se non ho davanti l'esempio specifico il primo, perché è un equilibrio. Cioè, perché magari io vado a fare un mutuo per finanziare il corrente e è sbagliato. Se faccio un mutuo per finanziare l'immobilizzato, cioè gli investimenti, è corretto. Sarebbe sbagliato utilizzare il corrente per pagare gli investimenti. E gli equilibri sono quelli, ci sono degli indici però che devono essere rispettati, cioè non so, per esempio il leverage può arrivare al massimo 3, il leverage è il rapporto di tutto l'attivo, quindi il capitale investito, rispetto al patrimonio netto. Se supera 3 vuol dire che quindi io posso avere un indebitamento rispetto al mio patrimonio che deve essere di un terzo, perché se è superiore al terzo comincio ad avere tensioni finanziarie. Cioè il rapporto, l'indice, non so, di, come chiamare, tecnicamente, di liquidità finanziaria, che è il rapporto tra il commerciale, quindi le vendite correnti e crediti, correnti senza magazzino, attività corrente e passività corrente, deve essere uno minimo, se è più è meglio, ma se è troppo più non va bene, perché ho capitale che non è utilizzato. Cioè, quindi l'analisi non può essere fatta di settore dell'acqua, no, settore, l'analisi bilancio è fuori da questi parametri. Ascolta, non esiste che un settore sia fuori dai parametri di analisi di un bilancio, perché l'analisi di bilancio è fatto da regole economiche, non di settore. No, d'accordo. Cioè, no. Poi posso trovare le motivazioni. Sì, certo. Se io trovo che guardando una società ho un indebitamento a lungo che è molto elevato, ma che rapportato agli investimenti è equilibrato, sapendo che sono attività soggette a investimenti, io posso rilevare che l'indice è squilibrato. Quando l'indice è squilibrato io non devo dire che non va bene, devo capire perché è squilibrato. Però l'analisi prescinde dai settori. Ci può dire. Rita? No, mi sono dimenticata. Perché era una cosa che poteva chiarire delle cose meno. Il correttore mediano. Sì, il correttore mediano era di 57 milioni di cui parlavamo l'altro giorno. Però mi riferivo a quello che hai detto prima, per cui mi da Io credo di aver finalmente capito, mi si è aperto proprio di un livello. Allora aspetta che ti inquadro. No, non mi inquadrare, vai a allora, miseria, questa fonte di pane.
dai, illuminaci. No, no, ho capito. Allora, da quando in sostanza Smart, su nostre pressioni, diciamocela tutta, ha modificato sia lo statuto per quanto riguarda il 90% e sia non ha modificato, attenzione, lo statuto nella parte della destinazione degli utili con suo scritto obbligatoriamente a riserva l'80%, ma l'impatto sui soggetti c'è scritto così, che è una roba che si può modificare sempre, questo per chiarezza, cioè non è che l'80% degli utili destinati ad aumentare il capitale proprio dell'azienda siano definiti per sempre, perché se fossero stati inseriti nello statuto, nella destinazione degli utili, allora sì, sì. Però poi, come lo dico, ho capito come si finanzia così, si finanzia con gli oneri finanziari, cioè con la vecchia remunerazione del capitale investito, che è gratis, fine, sono soldi che entrano, sono dei paesi. No, si chiamano oneri finanziari nella tariffa, ahimè, non la chiamano remunerazione capitale investito, l'hanno chiamata oneri finanziari, in realtà le abbiamo dato anche il Consiglio di Stato per dire è la stessa cosa, poi abbiamo perso il termine. No, sono oneri finanziari nel senso che noi sono dentro la tariffa. Finisce il ragionamento, allora finisco il ragionamento, quindi si paga con gli oneri finanziari e con la liquidità che genera destinando l'utile a riserva, hai capito? Cioè in azienda, così si finanzia, cara mia ragazza, punto. Si finanzia, ma allora aspetta, torniamo indietro un momento. Allora, da un lato abbiamo la composizione della tariffa, quante voci concorrono a fare, no? E quante voci concorrono? E sono quell'elenco che abbiamo visto. E non ci sono. Ma io non riesco a legare ancora i soldi che pago sulla mia bolletta con tutto quel marchingegno lì, perché sembra che vadano da un'altra parte. E che l'azienda debba comunque, Smart debba comunque, o la tua, andare in banca a dire devo fare il collettore mediano e mi occorrono 100 milioni, tirali fuori che poi te li restituirò. Però Paola ha appena detto che non va in banca, ma li ha già. Remo sì, ma perché non sa magari la situazione del gestore. Remo ti ha detto che sono, è una gestione propria dell'azienda, quindi è su dei capitali che l'azienda reperisce. Come li reperisce? Potrebbe andare in banca, ma se li ha già, andare anche a fare non delle va rapine, in banca. Ma se li ha già, non mi mette una voce in tariffa, eh? Infatti, secondo me, in quel caso il CAPEX dovrebbe essere basso, perché non ci dovrebbero essere gli interessi da pagare le banche, teoricamente. Comunque. L'onere finanziario invece c'è, ed è gratis, come dice Paola. E non sono solo oneri finanziari che sono sinonimo oggi di remunerazione del capitale investito, quello c'è. Purtroppo ce lo portiamo dietro e siamo presi le botte per quello. Ma io quegli oneri finanziari, tra virgolette, e vale a dire ex remunerazione del capitale investito, sono una parte della tariffa, sono una parte della tariffa, non sono tutto. Ecco, allora, questa seconda parte, che sono oneri finanziari anch'essi, che mi entrano nella tariffa, anche se ho soldi liquidi davanti. Quando è che ha avuto l'apice di indebitamento, i 450 milioni di euro, i 350, li ha avuti quando distribuiva tutto l'utile. Distribuendo tutti gli utili, cioè distribuire gli utili vuol dire aprire il cassetto e distribuirli veramente. E non li ho più. Nel momento in cui tu non li distribuisci più, distribuisci solo il 20%, quelli sono gli hai a disposizione. Quindi quella parte di utile che sono soldi, cioè quella parte di utile che sono disponibili, più gli oneri finanziari che paghiamo noi in tariffa e che è un'entrata gratis, nel senso che non va a coprire dei costi, no? Come CAPEX in sostanza, con quelli si finanzi. Non a caso l'indebitamento di Smart, almeno il bilancio al 31 dicembre 2016, debito con le banche è solo di 230 milioni, sì. E non ne ha chiesti altri.
se non l'emissione delle obbligazioni, che è una grande vabbè, infatti 100 milioni li ha recuperati già solo da lì. Sì, per dire, quell'operazione lì, a mio avviso, è stata un'operazione politica. Sì, sì, per impedire la ripubblicizzazione. Perché è una sciocchezza, nel senso che... Forse ci avviciniamo, Remo, ma... Però no, ma a me non è chiaro. Scusami. No, però vedi che... dai, spiegamelo tu. No, cioè noi adesso, tu parlavi di Cuneo, eccetera, però dentro alla questione Torino Smart abbiamo una composizione della tariffa che a me non è ancora del tutto chiara, malgrado le tue spiegazioni, avevi pazienza. No, ti ho detto, siccome non le rispetta nessuno, il metodo, perché adesso tu, ma lo sai benissimo, la conquista che noi come Movimento Torino abbiamo fatto è stata quella di tagliare profondamente l'uscita dei capitali dall'azienda, l'uscita dei capitali, sì, perché l'80% degli utili dell'azienda da alcuni anni devono rimanere in azienda e non essere più distribuiti ai comuni. Su questo bisognerebbe fare un ragionamento, però. Aspetta prima. Perché io mi arrovello, ci arrovelliamo tutti quanti su questo l'indebitamento dell'azienda verso l'esterno, verso il mercato del denaro è ridotto, no? Come dice Paola. Quindi l'azienda ha risorse proprie, perché se no le opere, è vero che non fa grandissime opere, fa gli appalti, li aggiudica e poi li annulla. Ma intanto, la quota dell'appalto non è ancora... Finché non è in esecuzione, poi... Allora, ragione Romano, tutte le volte... Allora, teoricamente così, poi bisognerebbe vedere però come è strutturato la quota di ammortamento del CAPES che mi inseriscono nel piano. Siccome noi vediamo la cifra totale, non abbiamo accesso al dettaglio, aspetta, che sia corretta non lo giurerei. Allora, però, poi chiudo, prima, però chi approva tutto questo è l'assemblea dei soci, ma verso settembre-ottobre ogni anno ATO, la conferenza dell'ATO, fa una delibera in cui dice: le pezze giustificative di Smart sono giuste, vanno bene. Perché deve fare il controllo. E allora? Perché l'ufficio d'ambito deve fare il controllo, allora, sia sugli investimenti, sia sulla destinazione del FONI, sia su altri aspetti. Allora, noi sappiamo che a Cuneo da due anni, con il nuovo direttore dell'atto, va a vedere e dice: no, questo non mi convince, tira fuori documentazione completa. E succede che la tariffa venga diminuita, che Ega lì si fa un vanto l'operatore di averla diminuita, in realtà è perché non ha fatto investimenti, ma perché l'ATO ha controllato, non li hai fatti, quindi ragazzo, soldi non ne prendi. A Torino questo non è mai successo. Sì, allora, se tu fai, supponiamo, questo può succedere, supponiamo che nel 2016 è stato inserito nel piano d'ambito questo intervento previsto. Sì. Supponiamo che fosse stata prevista la realizzazione per il 2017. Nel 2018, nella tariffa ci sarà la quota d'ammortamento. Dal 2009 sono nel piano d'ambito. Io sto facendo l'esempio. No, se l'ufficio d'ambito controlla e per quando doveva essere completata non l'ha completata, deve togliergli l'ammortamento. Allora, noi abbiamo i dati, abbiamo i piani d'ambito in cui dal 2009, alcuni dal 2005, grandi opere sono
messe nel piano degli investimenti. La il nostro travaglio sì, è... Però non ti recupera i soldi indietro, eh? Non te lo conguaglia, penso che non succede neanche a Cuneo. Al massimo non hai l'investimento, ti rivede la tariffa per gli anni successivi, perché nelle operazioni conguaglio la quota... Mai avvenuto. Perché la tariffa in anni successivi è sempre... Beh, dovrebbe, perché poi lo vediamo col meccanismo. Applicando queste cose, se ovviamente la raccolta di cifre è corretta, perché poi se le cifre di base non sono corrette, secondo me l'auto non controlla niente, prende per buono, butta dentro e tanto. Quello che a noi... Non è la prima volta che si vede, cioè. Ma perché è smart che di fatto. E infatti. Il tecnico di Purtroppo succede in molti ambiti questa roba, cioè che il gestore è dominante, di fatto è dominante, cioè per cui abbiamo tra l'altro una situazione di controllo analogo dove il controllato controlla l'altro, esatto, coordina gli altri, sì, ma sì, è molto diffusa. È una cosa che più o meno... Nella realtà di Cuneo mancava la struttura di controllo che è stata creata negli ultimi 2 anni. C'era impossibile controllare tutte queste cose. Intanto, secondo me, non lo so, se vorrei approfondirlo, io guardavo i suoi discorsi per prepararlo per oggi, poi non sono riuscito a approfondirlo, ma ci sono anche errori di somma nel piano d'ambito. Ci sono? Errori di somma nel piano d'ambito. Non sono molti, ma contribuiscono. Poi c'è una continua rettifica, cioè... investimenti. Sì, infatti ho visto che sempre che c'è scritto sotto verifica, perché finiranno anche di verificarlo. Cioè finiscono quando scade il piano. Figurati, da noi non l'hanno fatto per 8 anni. Purtroppo siamo volontari, non siamo. Non abbiamo la capacità di arrivare a certe cose, sennò. Ma bisogna arrivarci. Bisogna arrivarci. Dobbiamo arrivare. Questo mondo dobbiamo cambiarlo. Perché da questa roba qui, dai servizi e dall'acqua in particolare, passa quello che non funziona nel mondo. Perché se queste sono le regole, qui c'è un ragionamento alla base. Bravo. Ragionamento che sta... Io faccio questioni tecniche per cercare di far capire e perché sono convinto che con le questioni tecniche qualche cosa la porto a casa. Cioè, per assurdo, per parlare con la Paola, e mi rammarico, sono spiaciuto. Da noi stiamo facendo in Lombardia un'operazione di fusione pazzesca, dove abbiamo fatto le battaglie in tutti i sensi col prefetto, sono andati in comune, abbiamo occupato il comune di Lecco, abbiamo fatto in tutti i colori, ma loro vanno avanti ugualmente. Mi resta solo una cosa, usare la questione tecnica, ho comprato 1000 azioni, vado nella società, all'assemblea della società quotata che deve deliberare la fusione per ultima, e cerco di farla saltare su questioni di diritto, che è vergognoso, perché in un paese democratico non può avvenire quella roba. No, infatti. Il dibattito si fa nei luoghi che sono preposti del dibattito. Però dobbiamo apprezzarci anche a fare questa cosa, perché non è possibile. Sull'acqua è uguale. Guardate che il collega di Torino che ho citato prima, che ha fatto la controperizia, cioè la mia perizia sul discorso del fatto. Siccome io sostengo che è discriminatoria la tariffa come applicata facendo riferimento ai consumi essenziali, eccetera, nella replica depositata al TAR ha replicato che sono io fuori posto, perché applicando una tariffa agevolata ai consumi essenziali stiamo facendo discriminazione rispetto agli altri. Pazzesco, questo è quello che gira. E io poi dopo mi ha chiamato l'avvocato e mi ha detto devo togliere perché è esagerato, perché io iniziato, cioè commentando quel periodo, dovrebbe vergognarsi iniziare, perché non si può accettare un loro regime. Poi vabbè, l'ho tolto perché poi anche come sono citato anche il Papa, mi è venuto dalla rabbia che avevo. Cioè, però abbiamo gente che ragiona così. Già. E su questa roba qui bisogna veramente, cioè, fare una battaglia, perché questa gente non ha senso. Cioè, ma d'altronde qui c'è una logica. La logica dietro è quella solo e unicamente economica.
se io partecipo al consiglio comunale, come quello del comune di Lecco, parlando della fusione, e tutta sera si è parlato di equity, di EBITDA, di dividendi, ma dico, ma sono il consiglio comunale. E non ma sanno neanche cosa vuol dire, no, questo è il dramma. Però lo sanno perché nel patto di sindacato di quell'operazione i comuni hanno chiesto che la nuova società distribuisca il 40% degli utili attraverso i dividendi. Ma stiamo, ma è vergognoso, io l'ho detto pubblicamente, è vergognoso sta roba. Il comune non può, perché per distribuire 40 devo far 100 e devo mettere le mani in tasca ai cittadini. E certo. Questa è la realtà, quindi queste battaglie sono importanti e noi non dobbiamo mai assecondarle. Anzi, dobbiamo contrastarle sempre se il ragionamento è quello economico. Mentre ho... Scusatemi. No, invece è interessante. Mentre ero in seduta plenaria, mi è venuto questo pensiero. Ma quindi, ragionando sempre sul fatto di dove reperisco i soldi per fare questi investimenti, se io dichiaro nel piano d'ambito che voglio fare 5 miliardi di robe e ti faccio il programma economico, distribuisco questi 5 miliardi anno per anno, quegli oneri finanziari, quel 5% che mi regala la tariffa, io lo calcolo sui 5 miliardi divisi anno per anno. Allora, siccome tu hai il 5% e poi hai il parametro di riferimento dove applicarlo, che qui chiama CIL, l'avrei visto prima, che è il capitale investito netto, quella parte lì entra nel capitale investito netto, quindi io andrò a moltiplicare quel valore il 5%. Il capitale investito netto è quello che io effettivamente quell'anno investo o quello che avevo previsto che io, di investire? Io ho un bilancio anno per anno. Avrò un capitale investito netto l'anno prima di 100 che diventa di 120 l'anno dopo perché magari ho messo un aumento di capitale o ho fatto un mutuo. Quindi il 5% lo applicherò al 120. Quindi su perché quello che cambia, io effettivamente... Cioè, per quello che dicevo prima... Dicendo, se io dichiaro di fare 1000 investimenti e ci calcolo, e intanto il 5% me lo puppo, poi non li faccio... Ma certo, funziona così. Però allora, intanto il 5% l'ho preso e quindi... E come il vecchio metodo, il meccanismo è lo stesso del metodo normalizzato e non cambia. Non a caso in quella roba folle che abbiamo studiato, perché non sembra che abbiamo studiato il primo anno cosa erano i fondi finanziari, cercando di capire tutte le formulette, tu hai gli investimenti netti e hai anche i lavori in corso. I lavori in corso certo, sono quelli che stai facendo. Certo, l'investimento netto ce l'ho nelle mobilizzazioni, mi va negli investimenti netti. Capisci? E ci sono i lavori in corso. I lavori in corso sono i 100.000 che io prevedo di fare quell'anno. Sono lavori in corso, diventeranno immobilizzazioni definitive quando li ho finiti. Fino a quando non li ho infiniti, li chiamo lavori in corso. Però se comunque, io invece non sto proprio Manuela, facendo niente, se io proprio non sto facendo ma è niente, comunque Manuela la differenza sostanziale la devi mettere in questa logica. Non è costruttivo. Noi stiamo, quando valutiamo l'investimento, dobbiamo valutarlo non nella logica della società, ma nella logica dell'utente. Cioè, se la società può usare soldi propri, fare capitale o meno, o andare a debito. Esatto. Qualsiasi però investimento rifaccia, che usi soldi suoi e quindi non li deve rimborsare, sì, che usi il debito, comunque non lo rimborserà, è un problema suo. La realtà è che noi produciamo le risorse come utenti perché lei sia in grado di rimborsare quel debito. Esatto. Quindi siamo noi che la finanziamo. Appunto. Cioè noi dobbiamo sempre tenere presente che tutta la struttura italiana produce denaro che poi gestisce la società. No, però io sui soldi che do io con le mie tariffe, pagando la mia bolletta, SMAC non paga interessi. Come non paga interessi? Sulla tariffa che riscuote da me. Allora, lei li paga sui debiti che fa. Poi, oggi,
Consiglio di Stato e il metodo tariffario hanno stabilito che il denaro di Smart ha un costo. Comunque, sì, perché tu se non avessi fatto l'acquedotto ma fossi andata in Africa, che ne so, del motivo per cui dicevamo che oppure l'investo in borsa o se poi, invece... poi definirlo un costo è sbagliato, no, certo. Perché non è un costo, no. Se vogliamo è un utile sperato. Una remunerazione, l'opportunità. Perché se io me li giocavo in borsa, magari guadagnavo, ma li perdevo. E quindi, ma io ho deciso, siccome sono buona, ho deciso di fare l'acquedotto. E quindi mi devi riconoscere che io non sono andata in borsa. È lo stesso meccanismo per cui, poi lo vediamo, il compenso degli amministratori, ma non solo. Li finanziamo noi, o meglio, li paghiamo noi. Ma ecco, forse usare il termine, chi paga l'investimento? Noi, non che lo finanziamo, noi lo paghiamo. Forse diventa più facile comprensibile. Sì, come hai detto. Invece usare il termine, finanziamo noi, la tariffa finanzia l'investimento. No, la tariffa paga l'investimento. Forse è più corretto, è più facile da capire. E non entriamo, cioè non crea ambiguità. Perché usare finanziamento crea ambiguità. Grazie Remo, di questo, già solo di questo. Ecco, volevo solo precisare una cosa mentre tu eri riuscito, per quanto riguarda la nostra Smart, che è poco indebitata con le banche. Ecco, bravo. Non l'ho visto il bilancio. Tra l'altro i bilanci con le Smart hanno un difetto, che sono incredibili, cioè, perché usando gli IFRS ci vuole 15 giorni. So. Non dirlo a lei che è diventata matta. Perché hanno emesso le obbligazioni. Lo so. No, è che con gli altri. Lo so. Cioè, scaricando con i BRL ci metto un quarto d'ora a prepararli da realizzare. Quanto gli hanno dato la società di revisione per... la trasformazione dai principi nostri, quelli non dirmi che va questo litigare, perché hanno dovuto anche ovviamente riconvertire il bilancio dell'esercizio precedente, se no non era comparativo. 150.000 quante? 150. Sai cosa hanno speso per la fusione che sta facendo A2A? Sì, ma io sono una volta. Allora, la fusione sta facendo A2A con le società di Como Monza, una di Varese, una di Sondrio e due di Lecco. Ho speso 3 milioni di euro di consulenze. Solo per fare la fusione. Solo per il progetto. Hanno fatto Ernestian ha fatto la perizia per il tribunale, sai che devi nominare il tribunale. 1 milione di euro. Sai come cosa ho scritto? Che lui si è affidato dei dati che gli ha dato il management dell'azienda. Non li ha approfonditi, non si assume le responsabilità di eventuali differenze e comunque ritiene che il rapporto con cambio sia comune. Milioni. Ragazzi, se non facciamo la guerra a queste cose qui non andiamo da nessuna parte. Ma infatti facciamo solo teoria e ultimamente faccio fatica. Ma poi alla fine perdiamo perché non abbiamo nemmeno obiettivi sui quali cominciare a conquistare qualcosa e a dire alla gente che vale la pena di muoversi. Perché se le cose stanno così non vale. Non sei credibile. Non sei credibile nella proposta politica che fai. Ma purtroppo oggi secondo me Maria c'è bisogno, anche dopo quello che è successo il 3 di marzo, bisogna ripensare la politica. Perché noi non possiamo più pensare per di noi parlare. A Torino l'ha fatto Ugo Mattei giovedì sera. No, perché noi dobbiamo parlare in modo concreto. Io vedo quando mi capita in zona che vado a parlare di tariffe e gli faccio capire che sono sbagliate, la gente si arrabbia. La sera avevamo la sala piena a Conico, ha chiesto di me che vogliono aderire e sostenerci. Se andiamo a parlare di grossi ideali, siamo i quattro gatti e siamo sempre noi. Certo, no, ma glieli dimostriamo che gli ideali hanno una ragione d'essere per questo. Lo so. È una similitudine col discorso dei derivati, anche qua. La stessa cosa, cioè tutto nell'ombra viene fatto, viene predisposto, viene congegnato, alla fine per scaricare tutto su di noi. Cioè proprio ad
Comunque non è solo alla fine caricare sui noi, io credo che ci sia anche una degenerazione culturale, specialmente nel settore economico, perché oggi tutto è finanza, unico ragionamento è la finanza, perché se uno avesse usato la testa, i derivati, bastava lì che non li avrebbe fatti. Esatto. Ma siccome hanno incantato le persone con queste cose qui, sì, sì. E la cultura, e oggi se vediamo le operazioni di fusione che stanno avvenendo, ne stanno avvenendo tante, dove l'unica logica è la finanza, è il dividendo, l'aumento di equity value, cioè tutte queste cose qui, alla gente, cioè io veramente comincerei a morire e a vietare che alle 9 del mattino e ogni ora ci sia il comunicato della borsa. Perché innanzitutto saranno 10 persone a cui interessa, ma serve per spaventare gli altri. Esatto. Però comincerei a queste cose sì. E d'altronde finché la finanza è mercato e non è lo strumento dei mercati reali, il sistema non funzionerà mai. Questo è il problema che sta dietro queste cose. Sì, sì. Ciao. Bravo, andiamo avanti. Grazie Remo.